C'era una volta, in una valle sempreverde circondata da prati fioriti, animali e creature magiche che vivevano felicemente insieme agli umani. Qui erano tutti sereni e spensierati, era chiamato il Regno del Sorriso, gloriosamente governato dal re Ascanio. Suo figlio Mil amava la natura e spesso si avventurava fuori dal castello. Ma un brutto giorno si ammalò. Purtroppo, nonostante le massime attenzioni dei medici, nessuno riuscì a trovare una cura. Disperato, il re corse immediatamente dall'Elfo Febo, della contea degli Elfi Magici. Elfo Febo, mi aiuti. Nostro figlio Mil sta molto male. Credo che tuo figlio sia stato nel giardino dei fiori proibiti e abbia respirato la polvere del fiore dell'influenza. Ha disobbedito ancora! Grazie mille, Elfo Febo. Come sono strani questi umani! Tornato a palazzo, Re Ascanio era infuriato dalla scoperta. Così si diresse nella stanza del principe Mil. Oh, proprio nel momento giusto, Elfo Febo. Ma come potrà guarire adesso? Esisterebbe una pozione e ne basterebbe una sola goccia. Ma purtroppo tutte le riserve sono state rubate dall'orco della caverna. L'orco della caverna? Quello di cui tutti hanno paura perché è grosso, brutto e vuole mangiare chiunque si avvicina a lui? Ma proprio quando Re Ascanio uscì dalla stanza discutendo sul da farsi insieme a Febo, Alan, il migliore amico di Mil, gli sussurrò con tono eroico. Mil, andrò io a prendere la pozione. Ma come farai da solo? Non puoi. Non posso lasciarti così. Allora voglio venire io con te. Mi sa che dovremmo portarci dietro un bel po' di fazzoletti. Così i due, di soppiatto, uscirono dal castello con una vera maestria e si diressero verso il bosco incantato, alla ricerca di un'amica speciale Nancy, e fedele. Nancy! Dove sei? Abbiamo bisogno del tuo aiuto! Chissà dove si è cacciata! Ehi! Eccola lì! Nancy! Mi avete svegliata! Scusaci, Nancy, ma abbiamo bisogno di te! Cosa avete combinato stavolta? Dobbiamo recuperare le pozioni per Mil, o non guarirà più dall'influenza. Recuperare? Sì, recuperare. Le ha rubate l'orco della caverna. Nessuno va da lui, ma non sentite le voci che corrono? Per favore, Nancy, è la mia unica speranza. E io cosa ci guadagno? Tutta questa uvetta sarà tua. Andiamo! Fra un salto e l'altro, Nancy li guidò oltre la foresta e, men che non si dica, arrivarono dietro le montagne. Improvvisamente si ritrovarono in un luogo buio e umido. Eccola finalmente! Era la grotta dell'orco. Si diressero verso l'oscurità della caverna quando sentirono degli strani rumori. Così tesero le orecchie per sentirli ancor meglio. Avete sentito? Sì, mi sembra vetro. E se fossero le pozioni? In punta di piedi e senza far rumore si avvicinarono a delle grosse rocce. E aguzzando bella vista, lo videro. L'orco era davanti a loro. Crudo e rabbioso, gettava a terra delle boccette di vetro. Sta distruggendo tutte le pozioni. Ma sarà forse che non riesce ad aprirle? Mi sembra che abbia le mani troppo grosse per poterle aprire. Chi è là? Uscite! Chi siete voi e cosa volete? Ci servono le pozioni, altrimenti Mil non guarirà mai. Non vi darò mai le mie pozioni. Ehi, non sono nemmeno tue! Devi darcele! Ehi, orco, ma perché le hai rubate? Mio figlio è molto malato. Ho provato a chiedere con gentilezza, ma solo perché sono un orrendo orco,
Nessuno vuole mai aiutarmi. Per questo adesso distruggerò l'ultima boccetta. No! Orco, non farlo, ti prego! Ti aiutiamo noi ad aprirla. Cosa? Ricordi cosa ha detto l'elfo Febo, Alan? Esiste una pozione. Basterebbe una sola goccia, ma... Ok, allora ti aiutiamo, ma una sola condizione. Una goccia per tuo figlio e una goccia per il principe Mil. L'orco spaventoso guardò il figlio nel letto malato e sofferente. Così, sapendo di non avere alternative, non esitò. Porse la pozione a Mil, che con le sue dita aprì la boccetta in un baleno e immediatamente ne diede un sorso. Dopodiché si avvicinò al cucciolo dell'orco e, facendo attenzione, gli portò la pozione alla bocca, aiutandolo a bere. Per miracolo, entrambi cambiarono aspetto e guarirono all'improvviso. L'orco fece un salto di felicità. Evviva! Non so come avrei fatto senza le vostre piccole mani di umano. Grazie di esserti fidato di noi, orco. Dirò ai miei genitori che hai preso le pozioni per il tuo figlio. Nessuno ha provato ad aiutarti e tutti cambieranno idea su di te. Grazie, ragazzi. Grazie, principe Mil. Sì, ma la mia uvetta... E così Mil, Alan e Nancy, felici e contenti, tornarono a casa. Avevano salvato il figlio dell'orco, di cui nessuno si fidava solo perché brutto, grosso e solitario. Ma ricordatevi, mai giudicare qualcuno dal suo aspetto esteriore, perché quello che conta di più in tutti noi è dentro, nel cuore.